Un secco 4-1 contro il Tombolo che milita in eccellenza. Così si è presentato per la prima volta davanti al proprio pubblico l'FC Bassano 1903, che nell'ultimo test amichevole, in vista dell'inizio ufficiale di stagione previsto domenica, si è imposto grazie alle reti firmate da Frakesen, Cosma, Comarin e Solomon. Buoni segnali per mister Maino, che poco crede però ai risultati del calcio estivo, preferendo pensare invece alle sfide che contano. Domenica alle 17 al Mercante, prima gara di Coppa Veneto. L'avversario sarà l'Arsier e il Bassano è già in emergenza uomini. Purtroppo ci sono stati 2-3 infortuni un po' importanti, nel senso Gallina e i legamenti li abbiamo perso, credo per tutta la stagione. Bertollo ha fatto questa lustrazione alla spalla, credo un paio di mesetti ci vorrà anche per lui, e poi abbiamo in questo momento Ceccato che ha dei problemi di sciatalgia, ecco, speriamo di recuperarlo al più presto. Intanto sono arrivati due rinforzi, Mattia Battistella e Marco Bonaguro, entrambi in arrivo da Schio. Per completare il gruppo serve ancora qualche nome, ma fin d'ora Maino si dice soddisfatto del gruppo a disposizione. Sono soddisfatto dell'ingrande impegno che ci mettono sti ragazzi. Sai, probabilmente sanno dove siamo, sanno magari le aspettative della gente. Qualche ragazzo di questi che sono arrivati si deve prendere anche qualche, si deve tirare fuori qualche sassolino degli anni scorsi che hanno andato sulla scarpa, insomma, ecco, hanno fame di rivalsa. E ecco, l'approccio di tutti quanti, guarda, credimi, sono contentissimo, ecco.